Questa fu la prima antenna della nostra stazione televisiva. Ci eravamo piazzati su uno dei 7 fatidici calli, pardon, colli. Era una posizione invidiabile. È da qui che sarebbe partito il segnale. Sì, parte dal binario 138. Nico, per favore, fatti i cavoli tuoi. Ah, scusate l'interruzione tecnica. Dove ero rimasto? Ah sì, alla posizione invidiabile della nostra stazione televisiva. La villa in cui stavamo sistemando le apparecchiature non era certo in carattere con la modernità dei nostri intendimenti. Però, in compenso, visto che era isolata e perciò non la voleva nessuno, non era costata molto d'affitto. La sala di registrazione non era grande, per la verità. Accidenti, quanto pesa! Dai, che ti sviluppo i pettorali, ne hai bisogno. Metti giù adesso. Ecco, bravo. Porca vacca! In compenso, era molto solida. Il nostro ufficio straripava di tasti, pardon, di testi inviati da aspiranti autori. Volume su volume, storia dopo storia, i libri venivano portati con impegno e serietà da Solimano e Nico. Dai, sbrigati che vanno forte. Renato non poteva fare a meno di essere coinvolto da quello che leggeva. Per andare incontro al pubblico, sgomma la nostra mente, aveva messo un annuncio sul giornale chiedendo suggerimenti. Avevamo pensato che nessuno avrebbe risposto. Ci eravamo sbagliati. Dori cercava di tenerci svegli, servendosi di ogni mezzo. Fish, cuana. Grazie. In quei giorni ci fu un provocatore che disse che prima di comunicare con il pubblico dovevamo imparare a comunicare con le apparecchiature. Arrivò anche il momento in cui ci dovemmo occupare della scenografia.
Possiamo fare qualunque cosa con questo sistema. Oh, Laka! Ma che succede? Sta per partire il segnale. È partito. È veramente partito. Sì, sì. Che segnale? Quello di una nuova televisione libera! Ma ce ne sono già tante! A me tengono compagnia! Eccola, eccola, qui! Sta tornando! Non vedo niente! Fatelo passare! Eccolo! I tempi erano maturi. Tra poco saremmo stati in grado di esprimerci. L'attesa era frenetica. Il mondo delle idee, l'infinito campo della possibilità d'espressione, era finalmente libero di fronte a noi. Calma ragazzi, calma! Calma, calma, un cavolo! Renato, mi senti? Erano incominciate le prove. Ma cosa vuole? Guarda che non si sente una sega. Lo dici tu che non si sente? Che sei diventato sordo? Chi? Io? Coraggio, apri l'audio. Ma sei già tutto aperto. E allora com'è che non si sente niente? Ma, controllo. Comincia a far caldo qui. Uè, mi sentite lì in regia? Qui si bolle, ragazzi. Ma che ne sai? Lo dico io quando bolle. Devi avere pazienza, Renato. Il condizionatore non è ancora entrato in funzione. Pazienza tuo nonno, mi sentite in regia? Pronto? Pronto! Chi parla? Sgomma! Possibile che non mi senti? Non si sente niente! Insomma, ragazzi, volete fare qualche cosa? Calma. Io sono convinto che lo fai apposta, pistola ad un regista delle mie balle. Secondo te è una stazione nuova? Eh sì, da come stanno parlando. Senti, Renato, statene lì buono finché qui non sono pronti, eh? Uè, ma non pretenderai che resti in questo forno tutta la giornata? Se è necessario, ci resti anche tutto l'anno, capito? Carogna d'un seviziatore. Sei un pirla, divorato dalla sifilide. Papà, che cos'è la sifilide? È una cosa molto grave, figlio mio. Niente però al confronto di certi nostri uomini politici. Va bene, allora devo restare qui? E io qui resto. Tanto devo pur perdere qualche chilo. Ladies and gentlemen, ben voilà! Se avete qualche chiletto di ciccia in più, venite a trovarmi qui in studio. Oh, qui non c'è bisogno di olio per far risaltare i muscoli. Date un po' un'occhiata qui. Da noi troverete la nostra bella sauna. Dovrete portare soli rami di betulla per frustarvi le chiappe. Candela, vieni, corri! Questa non l'avevamo mai vista. Ora vi farò vedere come mi ha fatto la mia mamma e mi ha fatto bello, vi assicuro. Maestro, musica! Amici miei, compagni, anime sante del purgatorio, immaginate di trovarvi con me in uno di quei locali di Parigi, uno di quei graziosi localini alla moda dove
Et voilà! Ecco apparire di fronte ai vostri occhi in tutta la sua gloria! Mademoiselle che vi mostra le sue tettone giganti. Che scodinzola. Sculetta. Fondeggia. Volteggia. E i numeri non sono ancora finiti. Basta un po' di fantasia, così vedono. Niente male, vero? Merda! Ma sono diventati pazzi! A me però viene un dubbio. Sta zitto. Io ho l'impressione... Ho detto di stare zitto. Senti, io volevo soltanto dire non che... Dire. No. 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 Siamo che? Siamo in onda! No! Sì! È proprio quello che stavo cercando di dirti. E che cosa si vede? Quello scemo di Renato che fa lo spogliarello! Eh? E si sente anche? Perfettamente! In ogni caso è necessario che la critica sia costruttiva. Soltanto con una... critica costruttiva possiamo sperare... Sperare. Che cavolo si può sperare oggigiorno? Te lo dico io, puoi sperare soltanto nel più ovvio inserimento nel sistema. Noi abbiamo un'unica alternativa. Dobbiamo ricominciare tutto da capo. Più trovi difficoltà sulla tua strada, più il lavoro ha un suo significato. Sarebbe pure illusione che, senza compiere il massimo degli sforzi, basti lasciarsi spingere dal vento e il successo si ottenga facilmente. La conosci la famosa favola cinese? Quale favola? Sì, la favola di quel contadino che aveva una casa il cui accesso era bloccato da due montagne. Un giorno lui decise di spianarle. Gli fecero notare che era un'idea assurda, visto che poteva servirsi soltanto di qualche zappa. Sai cosa rispose il contadino? Va bene che io morrò, ma resteranno i miei figli. E quando moriranno i miei figli, ci saranno i figli dei miei figli. E così per generazioni e generazioni. Quindi, anche se le montagne sono alte, qualcuno può riuscire a spianarle. Tu hai sempre bisogno di crearti un futuro per poter vivere nel presente. Imboccare coraggiosamente strade nuove, anche se ignoriamo dove portano. Come uno sperimentatore all'inizio delle sue ricerche, non può conoscerne i risultati. Importante è la sincerità dei suoi intenti, primo. La sua preparazione, secondo. Terzo, la modestia con cui... Ma serve la modestia? Tu sei modesta? E tu, sei modesto? Che ce l'hai con me? Sei modesto, sì o no? Che differenza fa? Eh? Ho trovato. Comunque, un fatto è certo. Abbiamo il diritto di esprimerci. E dobbiamo farlo a modo nostro. Allora? Sei pronto? Pronto. A proposito, dov'è il cronometro? Mai visto un cronometro da queste parti. Ma lascia perdere il cronometro adesso. Bravo, come faccio a sapere quando sono in onda? Non ti preoccupare, te lo dico io. Piuttosto, vuoi fare un'altra prova? Ormai so tutto a memoria, ho tutto chiaro qui in mio culo, vai! Vai con la sigla. 5, 4, 3, 2, 1, sei in onda! Signore e signori, buonasera da Free TV, la nuova stazione emittente metropolitana che trasmette sul canale 46 con la frequenza di 672 MHz. Questa sera siamo ai preliminari, siamo al classico discorsetto di circostanza. Finalmente è giunto il momento di fare conoscenza. Non a caso abbiamo scelto la parola free, che vuol dire libero, come sapete. E l'accostamento non è affatto casuale, perché noi ci riteniamo liberi. Noi siamo liberi, siamo cioè non asserviti ad alcun partito politico, né ad un più o meno oscuro finanziatore. E intendiamo rimanere liberi.
Abbiamo preso a credito le nostre apparecchiature con il sistema del leasing e intendiamo pagarle con il nostro lavoro. Da una recente statistica risulta che sono circa 400 le televisioni che operano oggi in Italia. Sono troppe, direte voi, non c'è mica posto per tutte. E infatti avete proprio ragione, non c'è per niente posto per tutte. Così sarete voi che stabilirete quale di esse dovrà sopravvivere nel tempo. Il nostro è un campo estremamente competitivo, quindi com'è che si dice che vinca il migliore? Quali metodi che intendiamo seguire? Come ogni sperimentatore che si rispetti, non possiamo assolutamente conoscere oggi i risultati dei nostri sforzi. Quello che sappiamo, e questo con assoluta certezza, è che abbiamo il dovere di provare, di tentare, e così... E così... Porca... E così... Chiedo scuse, signori. Sapete quando è che viene il buio all'improvviso? A questo punto avrei dovuto raccontarvi una favola. Una favoletta cinese, mi pare. Porca vacca, non ricordo più un tubo. E sì che avevo tutto chiaro qui, mio... Smetto, metti musica! Che ci metto? Ti ho detto, metti musica! Non funziona, ridammi la sala. Riesumiamo i concettini, voglio dire, riassumiamo i confettini. Ma com'è che si dice? Chi ben comincia? Beh, non è certo il caso nostro. Allora sapete cosa facciamo? Vi racconto una barzelletta. Una barzelletta non ha mai fatto male a nessuno. Allora, ritogli l'audio. Che ci metto? Quello che ti pare, ma fa presto. Qualunque cosa è meglio delle cazzate di quel disgraziato. Smentiamo che ci sia dello smarrimento ai vertici del Partito Comunista. Mai in questo momento le nostre idee sono state così chiare. L'Italia non ha più energie per sopportare ancora i danni che la crisi... Stacca tutto, che sennò finiamo pure in galera. Poi ormai... Sì, siamo noi. Riferirò, grazie. Molto gentile. Bene, certo. E con questo ci siamo sputtanati per il resto dei nostri giorni. Parolacce, eh? Sì, ho capito. Vuoi ripetere, prego? Ah, è troppo. Sono commosso. E c'hai pure ragione, sì, certo. Perché qui è tutto da piangere. Pronto? Sì. Che è successo, sgomma? Cosa? È un trionfo. Avrò ricevuto almeno 200 telefonate. Dammi qua. Pronto? Era ora che qualcuno parlasse come voi. Per Renato poi è un fenomeno così naturale. Vi faccio tanti auguri. Buona fortuna. Grazie, è molto... E complimenti per la nuova stazione. Come si chiama? Free TV. Oh, molto pronto, originale. Mi dica. Ah, sì? Grazie. Noi trasmetteremo tutti i giorni... No, perché non essere legati a nessun carrozzone politico non significa non essere impegnati politicamente. Che casotto, ragazzi, uno di questi giorni me la devi spiegare meglio con la favola cinese. Sgomma! Certo. Sgomma, certo. È quello che abbiamo sempre detto. Una cannonata, grazie. È molto gentile. Beh, faceva parte del nostro programma. Ma è ovvio che non volevamo prendere in giro nessuno. Beh, siamo solo agli inizi. Era ora che qualcuno parlasse come Berlinguer. Berlinguer, ma cosa c'entra Berlinguer adesso? Però fa effetto, anche se è stata una semplice prova di solidarietà. Abbiamo un mezzo di cui non supponevamo neppure lontanamente la potenza. Possiamo entrare nelle case di tutti, parlare a tutta questa gente simultaneamente. E ci ascoltano anche. Cavalca, se ci ascoltano dobbiamo imparare a parlare. Cosa? Ne abbiamo il dovere, no? È inutile negarselo. Non solo è importante la sostanza, bisogna curare anche la forma. Michele va alla guerra, la guerra è tanto bella. Michele sottoterra. No, così faceva schifo, dovete stare attenti a togliere il dialetto, ancora. Michele va alla guerra è tanto bella. Michele sottoterra. No, fate sempre schifo. Michele va alla guerra, la guerra è tanto bella. Michele sottoterra. Meglio, così va meglio. Bisogna cominciare da zero. Risvegliare l'individuo offrendogli delle immagini che corrispondano sempre ad un'idea, alle nostre idee. Un'immagine.
valore solo se contiene un'idea. Siete impazziti! Solo se lo colpisci nel pisello, l'individuo oggi reagisce. O più semplicemente dobbiamo soltanto divertirli. Servire solo e unicamente come mezzo di evasione. Dar loro il modo di guardare con fiducia al domani. Una televisione che nasce come un neonato. È logico. È logico che si faccia la pipì addosso. Hai chiamato lei l'ambulanza? Sì. Però, come tutti i bambini, può avere uno spirito di osservazione che gli adulti non posseggono più. Rinunciate voi a Satana? Sì, rinuncio. Rinunciate voi a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni? Sì, rinuncio. Credete? Ma come fate a girare qui? Non c'è un filo di luce. Le nostre sono apparecchiature speciali. Ma cara signora, in fondo lei è sempre la nonna. Non credo che desideri che il suo piccolo Glauco venendo al mondo non abbia la sua bella cronaca diretta. No, no. Se non le va a battesimi oggi, lo mettiamo nello speciale del sabato. Si intitola Volti Nuovi. La nascita, il matrimonio, la morte. Le nostre rubriche sono a ciclo completo. Dica, vi occupate anche dei funerali? Certo, a richiesta. Perché le interessa? Chi è? Nostro Signore. Volete dunque che Glauco riceva il battesimo nella fede della Allora? Chiesa? Si sta ancora lavorando la vecchia. Basta che faccia presto. Tra poco se ne vanno. Glauco, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dia un'occhiata al nostro tarifario. Può scegliere tra i due, i tre, i cinque minuti, a colori oppure in bianco e nero, con musica o senza. I tre senza le vengono a costare più o meno quanto un servizio fotografico, però c'è una bella differenza, eh. Egli stesso vi consacra con il crisma di salvezza. Che si fa, smontiamo? Che inseriti in Cristo, sacerdote e profeta. Servizio da tre minuti. Cosa? Sempre membra del suo. Mi perdoni, padre, ma abbiamo avuto un inconveniente tecnico. Potrebbe essere così gentile da... Da dove volete che riprenda? A scanso di equivoci direi di ricominciare da capo, ok? Ok. Me lo dica quando devo cominciare, eh? D'accordo, padre. Ok, accendi. Azione, padre. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Amen. No, 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 stop, scusi, padre, dovremmo rifarla. Vi siete coperti tutti quanti. Lei, signora, si deve mettere di profilo, sennò il bambino non si vede. Ecco, così, bene. E fatelo smettere di piangere e dategli anche un'asciugata. Sì, sì, lascia fare a me, signora. Ci vada piano, ci vada piano. È appena nato, sa. Non me lo rovino mica, io sono pratico. Ecco, lei si mette un pochino più al centro. Ecco, così va bene. Padre, perfetto. Bene, questa volta è la volta buona. Mi raccomando, padre, attenzione, pronti? Ok. Pronti? Azione. Glauco, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Gomma, possiamo parlarti? Che è successo? È successo che siamo nella cacca. È arrivato il nuovo trasmettitore. E allora? Beh, o lo paghiamo subito o ci levano anche quello che ci avevano prestato. Ma non era compreso nel contratto dell'leasing? Mi sono informato, pare di no. Quanto vogliono? 12 testoni e li vogliono anche subito. Beh, diciamo entro 3 giorni. La resurrezione della carne e la vita eterna? Sì, credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. Sgomma.
Così non si può più andare avanti. Annibale magari si sarà pure rotto le balle di anticipare sempre per noi. Veramente non ho detto niente. Sarà, comunque non si tratta più di piccole cifre. Ora ci serve qualcuno di più solido. Qualcuno che ci dia l'opportuna garanzia. Non t'offendere, Annibale. Tu lo sappiamo, nel tuo ambiente potresti trovare tutta la grana che vuoi. Non ricominciare, per favore. Sta tranquillo, per questo abbiamo pensato un'altra strada. Sembra che la Dori conosca uno giusto. È un agente di borsa, però sta in mille traffici. 2 anni fa ha curato per un po' i miei interessi quando sono arrivato in Italia. Padre, è del figlio. Ho l'impressione che siete tutti d'accordo. Quando si tratta di grana mi pare naturale, no? E poi dico, questo naviga nel petrolio. C'è solo un particolare, che l'amico è un po' checca. Beh, se solo per questo Gon attacchi a Spilli ci mandiamo solo in mare. Sì, sì. Va bene, ragazzi. Come volete voi. Ciao, io ti battezzo nel nome del padre. E del figlio. E dello Spirito Santo. Ecco perché abbiamo pensato a lei. Perché ci siamo detti. È arrivato il momento di avere qualcuno di solido che ci copra le spalle. Non so se ho reso l'idea. Vede, noi siamo un po' come succede per l'Italia. Uè, ma te sei proprio un pirla. No, no, no. Lo lasci parlare. Che voleva dire? Volevo dire che avere grossi debiti per l'Italia non è molto importante. La stessa cosa vale anche per noi. L'importante è avere l'ossigeno sufficiente per tirare avanti. Questo volevo dire, soltanto questo. E non mi sembra mica poi tanto sbagliato. No, no. Non ha affatto torto. Lo sa che lei ha una barba che definirei elettrica? È un gran bel ragazzo. Non è d'accordo? Sì, diciamo che è un tipo. Una bellezza particolare. Eh no, è proprio un figo. Ebbene. Allora, ragazzi, credo di aver compreso il vostro problema. Datemi solo qualche giorno di tempo per pensarci su. Inglesi? No, su misura. Belle scarpette. Grazie. Da quel che ho capito, avete bisogno subito di una iniezione. Ha capito perfettamente. Lei ha centrato il bersaglio. Magari una decina di milioni andrebbe bene. 12 per l'esattezza. D'accordo, lasciatemi ci fare un pensierino. Ci 12? Sentiamo. Avete visto che scarpette? Roba di gran classe. E perché, l'ufficio? Quello è peggio di Paperone. Se accetta, ragazzi, abbiamo trovato la mela. Esattamente come fa sempre l'Italia. Poi bisogna che la pianti con ste menate. Però lui ha apprezzato molto. Sì, lo so io cos'è che ha apprezzato, Pirletti. Allora, cosa ne pensi? Se ci tieni a saperlo, non mi piace. Poi mica te lo devi sposare. Sì, mia figlia si sposa finalmente. E alla mia bambina ci ho sempre dato il meglio. E così mi son detto, perché ricorrere ai soliti fotografi? Visto che ormai ci sono tante di quelle TV libere? Già, perché? Chi glielo fa fare? Dovete venire a riprendere tutto. Dalla chiesa, alla cerimonia, agli invitati, al rinfresco, tutto insomma. Siamo d'accordo. E dica, cosa vuole? Una copia Apex o una copia in 16 mm? 16 cosa? 16 mm. Per fa cos'è? E che ne so io? Per proiettarla ai suoi amici o qualche riunione di famiglia? Ma che cosa ha capito, signorina? Io voglio che la cerimonia venga trasmessa dalla vostra TV e con un bel titolo originale, genere matrimonio in casa Tacconi. Cos'è quella faccia? Non mi dica che non le interessa. No, no, al contrario, commendatore. Poi dico, se non le interessa me lo dica subito, eh? Prendere o lasciare? Lasciare. Stamattina è venuto a trovarci quello delle tutine. Vuole essere pagato. E che ci facciamo con le tutine? E poi chi le ha ordinate? Renato. Scusa, tu dici sempre che anche la forma ha la sua importanza. Sgomma. E poi ci sarebbe il saldo del mese scorso. Grazie. Ma quel culatore là si è fatto vivo? Ancora no. A questi ci penso io. Non vedo perché ci devi pensare sempre tu. Lascia perdere. Ho pizzicato una bella accoppiata ieri sera. A proposito, il comandatore ha detto che paga in contanti. E va bene, vuol dire che era destino. Giovanotto, senta, mi controlli anche l'acqua e l'olio. Li ho controllati ieri sera. E non mi prendere per non il culo. Non gli dare retta, stai benissimo, sembri Al Pacino. Goma! Goma, muoviti, qui stanno per cominciare, porca troia. Chiedo scusa, signora. Muoviti, dai! Permette? Come ci si sente in un momento così solenne della propria vita? Come ci si sente, cara? Io mi sento un po' pirla. È una sensazione molto originale, complimenti. Allora, 100 di questi giorni. Hopla! Voilà!
Ne vuoi un paio anche tu? Ah, volentieri, sei gentile. A che ora manderete in onda la trasmissione? Alle 19. Avrei preferito la fascia serale. A quell'ora non è proprio possibile. Il palinsesto è sempre al completo. Il notiziario, il film, i nostri reportage dall'estero. Dall'estero addirittura? Beh, sì. Le notizie dall'estero. Insomma, si fa per dire. Allora, sì. Allora io vado e così. E poi stringi, capito? E da lì, dov'è che contate di andare? Direttamente sulla Costa Smeralda. Ah, a casa dei tuoi? Il lavoro procede bene? Sì, e tu sempre pirla. È un passaggio obbligato il mio. Ma cosa fate esattamente? Vedi, tutta questa messa in scena è tuo padre che la paga e così ne vuole la ricevuta filmata. E voi vi prestate al gioco? Visto che paga. È un po' faticoso. Quando vado in vacanza devo stare. Io mi commuovo sempre ad ogni matrimonio. Provo di quelle sensazioni che non esito a definire sconvolgenti. Andava bene così? Brava, sempre più commossa, brava. No, no, un momento, non ho capito bene. Spiegati meglio. Dicevo che se mai mi venisse in mente di rapire qualcuno, rapirei quel signore là. Tu non immagini cosa possiede quell'uomo. Ah, sì? È quella lì sua figlia? Sì, è anche unica. Ti dispiace, scusa. Non posso fare tutto da solo, siete pazzi. Invece per il momento devi vedertela da te. Ma è quello che ho fatto finora, ma adesso dovete darmi una mano. Dirmi qualcosa di preciso, io voglio sapere che intenzioni avete. Le saprai, le saprai. Dori. Scusami, se ti venisse il sospetto che certa gente sta organizzando qualche cosa di lusco e scoprissi anche di che cosa si tratta... Qui? Sì. Beh, visto che hai la telecamera a disposizione, perché non la usi? Genio! Lei come si chiama, prego? Scusi, non capisco. Stiamo facendo un servizio sul matrimonio, ha qualche motivo per non essere ripreso? Ma no, certo. Allora, come si chiama? Enrico Degli Alberti. Professione? La sua, più che un'intervista, sembra un interrogatorio, mi scusi. Beh, sempre meglio di niente, no? Come ti chiami? Alice. E quanti anni hai? Ehi, che c'è? Mi stai facendo un interrogatorio? Porca miseria, me l'hanno appena detto. E dove vai a scuola? Alla scuola francese. E tu chi sei? Un regista. Famoso? No, non ancora. Come ti chiami? Sgomma. Perché Sgomma? Perché ho fatto un po' di moto da piccolo. Alice! Vengo! Beh, ciao. Ciao. Ciao, ciao! Ciao! Per le riprese? Per questa manifestazione? Sì e no, copriamo le spese. Comunque fa sempre metraggio. Sai, è come aver aperto un rubinetto che continua a far fluire, divorando le immagini su immagini, ininterrottamente. Un flusso interminabile, senza inizio né fine. E il rifornimento non è facile. Quante partite mancano ancora? Siamo appena incominciati. Ne avranno ancora per 3 giorni. Sgomma!
Hanno telefonato. Io sono riuscita a stenografare tutto. E da quando sai stenografare? Lascia perdere, è importante. Erano solo poche parole, in ogni caso ho scritto l'indirizzo. E il testo? Venite subito al numero 15 di Via dei Cammelli. Stanno commettendo un omicidio. Cosa? Secondo me è uno scherzo. No, figuriamoci, quella povera vecchietta. E che ne sai che era una vecchietta? E si sente dalla voce, no? Mi dice al telefono, io abito di fronte, sono paralitico ma ci vedo perfettamente. Non mi sembra mica tanto nuova come storia. Scusatemi ragazzi, ma io avrei bisogno di andare al cesso. Quel cretino lì, quando c'è qualcosa di emozionante in aria, se la fa sempre sotto. Conosci, vero? Importante credere di conoscerla. Aspetta, metti che ci sia ancora qualcuno dentro. Sola? Perché? Prova! Oh, sono... Attento con la luce, più a destra, più a destra. Oh. Secondo me siamo arrivati troppo presto. Ma lì c'è ancora qualcuno. Oddio! Accendi, accendi! Bel porcello. Ma che cavolo ci fai là sopra? Non sparate, li conosco!
conosco. Ma... momento. Venite, venite a vedere. Aristide, chiama la polizia. Secondo me è la classica premonizione. No, secondo me è la pirlata, la classica pirlata da stress. Dori, il nostro Finocchio, che ora ti ha detto di andare da lui? Alle 10. Sono in perfetto orario. Davvero non vuoi che venga anche Solimano? Smetti, la scemo. In bocca al lupo. Ciao, ci vediamo in pizzeria. D'accordo. Allora, ricapitoliamo. Noi stiamo girando le finali di ping pong e fino a qui la cosa non fa una piega. Si dà il caso che dobbiamo girarle domani. Giusto. Quindi è logico che te le sogni la notte. A un certo punto arriva Nico con la storia della telefonata della vecchietta e anche questo si spiega facilmente. È il ricordo soppinto di un vecchio film che hai visto. Dopodiché ci troviamo nella villa dei tuoi nel Veneto. Va bene, è sempre un sogno. Nella villa scopriamo la testa della bambina sul cesso. Va bene, te lo faccio passare. Però dico, un momento prima la testa c'è, un momento dopo non c'è più, è scomparsa col resto del corpo. Mm-hmm. Beh, è proprio questo che a me non mi torna. Non ti dimenticare che è sempre un sogno. E nei sogni si tende a sintetizzare, senza contare che potrebbe aver avuto un complice. Ma chi? La stessa persona che ci ha avvertito. Non vorrai mica dire la vecchietta. No, no, fallo parlare. Secondo te chi ci avrebbe avvertito? Il frociaccio. E che c'entra adesso Ferrone? Ne vuoi un paio anche tu? Ah, volentieri, sei gentile. Perché no? E se c'entrasse anche lui? Dici un po' come la vedi. Al nostro assassino gli piacciono le ragazzine. Una volta che ha rapito la bambina entra in crisi. Il frociaccio sa che l'amico può diventare pericoloso. Però non vuol mettere di mezzo la polizia. E allora che fa? Telefona a noi con la speranza di evitare il peggio. Ma noi arriviamo troppo tardi, quando il peggio è già successo. E mentre l'amico è nascosto dietro la tenda e noi perdiamo tempo a scazzottarci, lui trafuga il cadavere. Elementare, mio caro Watson. Una bambina è facile da portare via, specialmente se è fatta a pezzettini. Sai che ti dico, Mr. Watson, ma vai a prenderlo in culo. Meno male che la medium tra poco ci saprà dare una spiegazione a tutto. Sentite, io non vengo. Il servizio sulla medium lo potete fare da soli. Certo. Ok, fammi scendere. Pronto? Potrei parlare con Alice? No, signore. La bambina è ancora a scuola. Posso chiedere con chi parlo, prego? Pronto? Ah. Ah. Ah, Lea. Yatta. Finalmente! Una prova più irrefutabile di questa non esiste. Non può essere che lui, no? Andiamo, signora, sono due ore che stiamo con le mani su questo tavolino. Facciamo succedere qualcosa. Cosa vuole che succeda d'altro? Signora, lasci fare a noi. Ma che vorrebbe fare? Lo vedrà, bella signora, sa, la televisione ha le sue precise esigenze. Ciao. Ciao, che fai da queste parti? Sono venuto a trovarti. Non ci credo. Può darsi che mi sia innamorato di te. Non dire cavolate. Ehi, bel modo di parlare, signorina. Mi offri un gelato? Dobbiamo andare, Alice. Vengo subito. Vai, il gelato ce lo prendiamo la prossima volta. Torni a trovarmi, me lo prometti? Va bene, promesso, uno di questi giorni. Ciao. 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 Oddio, abbi pietà. Non ce la faccio più. Stia tranquilla, madame, era solo una prova. Oh. Adesso giriamo sul serio. Pronti? Attenzione. Azione. Stiamo assistendo ora alla parte più sconvolgente dell'esperimento. Nonostante la scarsa luce utilizzata per non disturbare la concentrazione della seduta, forse riuscite anche voi a vedere come la medium si sollevi. Si sollevi sempre più nell'aria. Va bene, per il momento potete ritirarla giù. Attenzione.
attenta, ci vada piano, signora, o finirà per farsi male. Questi sono esperimenti pericolosi. Porca, adesso mi serve la reazione di questa vecchia befana. Solimano, voglio un bel primo piano qui della signora che è... Senta, lei deve farmi la reazione giusta quando si accorge che la medium si solleva dal suolo. Come? Deve sembrare terrorizzata, no? Va bene così. Perfetto. Voi girate, il resto ci penso io. Senta, lei deve guardare lì dove prima c'erano i piedi, eh? Pronti? Perfetto. Adesso punta la macchina sul soffitto. E ora lei, venga qui. Da brava. No. Le ho detto di venire qui. No, cos'altro volete che faccia? Non abbia paura, una cosetta da niente. Vado? Sì, vai, vai. Una cosa pazzesca. Signori, signori, incredibile. Mai vista. La medium sta continuando a sollevarsi. Sta fluttuando, galleggiando nell'aria. Noi stessi stentiamo a crederlo se non fossimo costretti a vederlo con i nostri occhi. Sì, sì, va sempre più su. Sembra quasi che voglia arrivare a toccare il soffitto. Uè, Barbisa, sempre in gamba. Ciao, Renato. No, ragazzi, così non va bene per niente. È venuto il momento di rimettere i piedi sulla terra. Ma ce l'hai con me? Dove sono gli altri? Stanno parcheggiando, arrivano subito. Com'è andata? Oh, roba fina, dell'altro mondo. Dopo mangiato la monto e la mandiamo in onda alle 6. Ok. Capito. Ci ha detto di no. E ti sbagli. Vorrebbe anche entrare nella faccenda. E allora perché con le facce? Perché come contropartite vuole la maggioranza della società. La maggioranza? Già. Ma è scemo? No, solo strozzino. Mi ha fatto vedere l'assegno. Tutto per noi. Dei 12? Dei 12. Lui ci dà il denaro. E noi andiamo sotto padrone. Neanche a parlarne. Se vedi un'altra soluzione? No. Voi non dovete vendervi a nessuno. Perché dici voi? Tu non fai parte della famiglia? Certo. È appunto per questo che devo occuparmene io. Ci vediamo, ragazzi. Annibale. Le riporto io i soldi domani. Ci potete contare. Oh, guarda. Questo sì che deve essere un personaggio importante, altro che Giulio Cesare. Permetto un'intervista. Ci dicono che lei sia il santo protettore di una delle più promettenti televisioni di questo emisfero, la famosa Free TV. Ci dica, come ci si sente nei panni del mecenate? Vedo che se ne stava andando prima del nostro pasto quotidiano. Che fa? Taglia la corda prima che arrivi il conto? Non è bello, sa? Non la vedo molto allegro. O forse ha perso ogni speranza di tramutare giovani puledri in veri e propri cavalli da corsa? Non è da lei, ci ripensi, è ancora in tempo. Ovviamente il costo della produzione è direttamente proporzionale alla loro qualità, no? Whisky? Martini? Pernod? Cosa preferisci? Se per tenerle compagnia. Mi scusi, dottore, di là c'è un signore... Non mi interessa. Io non ci sono per nessuno e non voglio essere disturbato per nessuna ragione. Mi sono spiegato? Si è spiegato benissimo. Non potrà certo lamentarsi della mia mancanza di attenzione. Su quale canale trasmettete? Sul canale 46. E che potenza ha il vostro trasmettitore? 110 watt, padre. Che apparecchiature usate in studio? Barco, IUC, CH Electronic, Viscount, Hilton National, Itachi. Quante ore trasmettete? Qualche volta anche 7. Tutti i giorni? Che ha fatto Dio. Oh. Ma... Mi scusa, padre, ma un po' che non mi confesso, sai? Forse ho perso l'abitudine. Era ora che tornassi a noi, figliolo. Occorre però un po' di pazienza. Ne abbiamo da vendere, ma ci sono anche impegni precisi che vogliamo rispettare. E va tutto a merito vostro. Ma quando uno ti telefona da Zurigo e ti dà la conferma, dimmi tu che cosa devi pensare. La campionatura è stata fatta? Prego? Certo, vogliono un foglio intero. Quadricromia. L'ha ordinato il cliente stesso. Io non posso farci niente. Arrangiatevi. Voglio dire, una ricerca di mercato sulla audience. Ancora no. Benissimo. Siamo d'accordo allora, per mercoledì. Che stava dicendo? Ecco, sì. No, no, per i campionati del mondo la direzione non ha ancora deciso. Ah, certo che preferiremmo uno sponsor globale. Sì, sì. E che frequenza avete? Sta dicendo a me. E a chi se no? No, non dico lei. Allora che frequenza? 672-500 MHz. E che cosa trasmettete? Trasmettiamo un po' di tutto. Cronaca, documentari, show, cultura. Ah, fate anche cultura.
E adesso state trasmettendo? Naturalmente. I nostri sperimentatori, dopo molti tentativi andati a vuoto, sono... Siete voi questi? Parapsicologia. Una famosa medium conosciuta nel mondo, sì, sì. Ad intercettare roba un segnale che prima vago e misterioso, vedo. E poi rivelato a quanto ci dicono gli esperti, sì, come una comunicazione di primaria importanza. Ed ecco a voi, signore e signori, in diretta dall'aldilà, un'intervista in esclusiva con Giulio Cesare! Sa, noi operiamo in tutte le direzioni. Eh? Alea. Iacta. Finalmente! Una prova più irrefutabile di questa! Non può essere che lui, no? Non lasciate in pace neppure Giulio Cesare. Che le dicevo? Tutta roba di prima scelta. Nonostante la poca luce per non disturbare la concentrazione. Ecco che riusciamo a farvi vedere lo stesso la medium che si solleva in aria! Senti, giovanotto, io credo nei mezzi nuovi. E quindi credo anche in questo genere di giocattoloni che stanno nascendo un po' dappertutto. Io non so assolutamente spiegarvi il perché, ma la gente vi sta a guardare anche se trasmettete di quella roba. O forse proprio perché trasmettete quella roba. Ma se non vi sbrigate a cambiare registro, chiudete bottega. Vuoi sapere come la penso io? Sono qui per questo. Voi avete bisogno di un asso nella manica. Un asso di che? Dovete trovare qualcosa di eccezionale, qualsiasi cosa, l'importante è che sia veramente eccezionale. E io vi trovo uno sponsor che vi risolve tutti i vostri problemi. E se vi dico che lo trovo, lo trovo. Che c'è? Mi scusi l'interruzione, ma io avrei un gran bisogno di trovare un cesso. Trovare un cesso? Non abbiamo fatto che buchi nell'acqua tutto il giorno. Sono molto preoccupato per Annibale. Per Annibale? Perché? Non hai visto che faccia aveva quando se n'è andato? Non avrei mai dovuto lasciarlo andare. Lascia perdere Annibale adesso. Quante partite mancano ancora? Ma se hanno appena incominciato, ne avranno ancora per 3 giorni. Guarda chi c'è. Ha chiamato nessuno. Chiamato? Non ha telefonato nessuno. Ma che cappa doveva telefonare? Quella vecchietta, no? No, non ha telefonato nessuna vecchietta. E allora che cavolo vuoi? No, volevo dire questo. Annibale ce l'ha fatta. Ha trovato i soldi. Sicuro, tutti e 12? Sì, sì, tutti e 12. $12 milioni. No, ma dico, non è da te. Lo sai che sei l'unico nel tuo campo capace di fare certi lavoretti? Ma ti rendi conto? Vincere nuovi così è come se ci avessi messo la firma. Ti devi essere bevuto il cervello. Però cerchiamo almeno di salvare il salvabile. Dimmi dove li hai messi. Altrimenti ti schiaffo dentro e 2 anni non te li leva nessuno. Mi sono spiegato bene? Ti fossi fatto mettere in mezzo da una minorenne? Allora, hai intenzione di parlare? Sì o no? Switch of the light, switch of the lamp, switch of the light. Tutto è switch, ma una switch cos'è? Boh, capire che cazzo è. Vengo! Eccomi. Pronto? Pronto, Renato. Scrivi questo indirizzo. Il sogno di sgomma si è avverato. Dai, Nico, dai. Permesso? Ecco, è l'autista. Gira. E fammi anche il dettaglio della cartella. Ok, vabbè. 3 uomini con i soliti passamontagna attendevano la macchina che stava conducendo a casa la piccola Alice. Non hanno avuto difficoltà a liberarsi dell'autista e trascinare via la bambina. Noi abbiamo avuto l'occasione di arrivare per primi. Ed è per questo che abbiamo potuto offrirvi le immagini che avete appena visto. La nostra, sì, però, ammetto che può anche andare, solo anche se non è niente di eccezionale. Comunque uno sponsor ve l'avrei trovato, una delle più importanti ditte del settore. Abbassa un po' quella roba. Ma e che ditta è, dottore? Detersivi. Pacca. Ho già pensato anche allo slogan. Lava bianco e felice,
Una piaga proprio perché... Con la piccola Alice, eh? Bellissimo, cosa vuol dire? Cos'è? Il testo va completato, ma la rima funziona. È perfetto. Sì, e poi a migliorare si fa sempre in tempo. Vediamo che tutti voi, vedendo il volto della bambina, non possiate fare a meno di pensare anche a tutti quanti gli altri che ancora oggi sono nelle mani dei loro carcerieri. Come ti chiami? Alice. E quanti anni hai? Ehi, che c'è? Mi stai facendo un interrogatorio? Dove vai a scuola? Alla scuola francese. E tu chi sei? Un regista. Famoso? No, non ancora. Come ti chiami? Sgomma. Perché Sgomma? Perché ho fatto un po' di moto da piccolo. Alice? Vengo! Beh, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Certo che è nostra intenzione tornare sull'argomento. Sì? Sì, abbiamo voluto focalizzare questo caso perché sia emblematico agli occhi dell'opinione pubblica. Mi creda, non avremmo mai immaginato l'interesse che stiamo suscitando, soprattutto nei giovani. Grazie. Ha proprio ragione. Sia tranquilla, signora, faremo tutto il possibile. Ci sta telefonando un mucchio di gente. Se almeno Annibale ci desse una mano. Chissà dove si è ficcato, accidenti a lui. Oh, mi scusi tanto, non ce l'avevo con lei. Sì, me ne occupo io, signore. Buonasera. Dica. Conosce quest'uomo? Sì, è stato qui da noi, poi è partito una settimana fa. Ha mica lasciato un indirizzo? No, so soltanto che è andato in Sudafrica con una comitiva di amici. Pronto, Renato? Sì, dimmi tutto. Credo di aver trovato qualcosa, non è molto male. Noi invece abbiamo trovato il petrolio, tieniti forte per non cadere. Abbiamo trovato lo sponsor, roba di prima qualità, contratto firmato. Non ti vorrei mica sfruttare questa storia con la pubblicità. Uè, ma vuoi scherzare? Ma per chi m'hai preso? Uè, lascia fare a me. Senti, ma cos'è che dicevi di aver trovato? Sì, il nostro tipo ha comprato un biglietto per Johannesburg e l'hanno anche visto imbarcarsi. Beh, allora non è lui, bella toppata. No, non è detto. Forse l'amico si è preparato un alibi. Può essere tornato il giorno dopo con un qualsiasi altro volo. Hai letto i giornali del pomeriggio? Non ancora. La faccenda si complica, il padre della bambina ha avuto un infarto. C'è rimasto? Non del tutto, ma c'è mancato poco. Riassunto del resto, i rapitori si sono fatti vivi e hanno anche fretta di concludere. L'avvocato del padre però ha le mani legate, non può fare niente perché... Solo suo cliente ha la firma sui conti bancari e lui è sotto ossigeno, non può neanche tenere in mano la penna. Come si chiama questo avvocato? Insomma, non me lo ricordo, è scritto sul giornale. Va bene, a più tardi. Ma come più tardi? Ma dove vai? Ho fretta, ciao. Mi dispiace, l'avvocato si scusa ma non ha tempo di riceverla. E dove va, signore? Ma non sarà mica impazzito! Le ripeto per l'ennesima volta che sono soltanto un intermediario e non posso prendere decisioni che non mi competono. Buonasera. Per favore se ne vada. Senta, noi abbiamo una televisione libera. Un altro, ma vi siete scatenati. Siete veri sciacalli. Quello che c'era da dire l'ho già detto un migliaio di volte. Non ho altre dichiarazioni. Non sono a caccia di notizie, voglio solo farle una proposta. Oh, per l'amor del cielo. Lei ha dichiarato di non essere in grado di trovare la cifra che hanno richiesto. L'ho ripetuto ai quattro venti, ma quei mascalzoni non ci credono, come non ci crede nessuno. C'è solo una banca che ha deciso di aiutarci, ma non può metterci a disposizione che una parte. E adesso, per favore, se ne vada. Sono venuto ad informarla che noi siamo disposti a lanciare una sottoscrizione pubblica dalla nostra stazione. Perché dovreste darvi tanta pena per quella ragazzina? Per farvi pubblicità alle sue spalle? No! Sono convinto che solo facendo fronte comune si possa risolvere il suo problema. So che le sembrerà strano, soprattutto di questi tempi, ma alla gente sta molto a cuore il caso di Alice. E sono certo che nessuno si tirerà indietro. Lo può considerare un prestito, però ci vuole il suo permesso. Ecco perché sono qui. O lei è in malafede... Oppure è l'uomo più idealista del mondo. La prego, se ne vada adesso. Cosa abbiamo a fare a disposizione un mezzo come il nostro se poi non lo usiamo in un'occasione come questa? Quando la gente avrà capito l'importanza del loro gesto, faranno a gara per contribuire. In fondo basterebbe che ognuno rinunciasse per una volta ad andare alla partita. Ma che cappero dice? Parla proprio lui che non ha mai visto una partita. Io sono al contrario, diventiamo impopolari. Voglio dire, non abbiamo nemmeno incominciato che già battiamo cassa. Fatto bene l'avvocato a dirti no. D'accordo, siamo a due sì e due contro. Tu che dici? Sono contrario anche io. Perché? Dovresti saperlo. No, dillo, fa piacere essere sostenuti dalla propria donna. Penso che se il sistema è sbagliato e permette la piaga dei sequestri, non vedo perché deve essere il popolo a pagare le conseguenze. Per poche migliaia di lire, ma fammi è piacere. È una questione di principio. Anche ammettendo di venire presi sul serio, cosa di cui dubito molto, non faremo che creare un'altra possibilità per allargare questo genere di attività. Finirebbero per aprire anche i poveri. Perché no? Tanto ci sarebbero altri poveri che pagherebbero. No.
La tua idea è assurda. E poi di questi tempi chi ti dà una lira per una sottoscrizione? Il tempo che si fa, da dove lo metti? Devi trovare la busta, il francobolle, vai alla posta e fai la fila. Ok, ok. Come non detto. Dottore, per lei, la vogliono al telefono. Pronto? Ferrone? Sì, sono io. Chi parla, prego? Sgomme, sono Sgomme. Ah, è lei. Buonasera, che succede? Ho bisogno di vederla più presto. Vogliamo fare domani? No, è meglio stasera, è urgente. Va bene. Può venire qui al country club. Lei sa dov'è, immagino. Allora sono qui al bar che l'aspetto. D'accordo. Ma è assurdo, non vedo perché dobbiate mischiarvi in un affare che non vi riguarda. Non si tratta che di un prestito e siamo disposti a garantirlo. E con che? Con la stazione. Ma non mi faccia ridere, se siete già pieni di debiti. E lo sanno tutti. E poi, i suoi amici sono d'accordo? Guardi che se non lo fossero d'accordo, io sono disposto a cedere le mie quote in garanzia. Mi permetta di darle un piccolo consiglio. Stia alla larga dalle faccende che non la riguardano, specialmente tenendo in considerazione i tempi che corrono. Io invece penso che ci riguardano tutti. Vedo che lei non vuole capire. Mi scusi, ma ho degli ospiti che mi aspettano. Buonasera. Buonasera. Ehi, ora me lo può anche dare. Che roba è? Un Singapore Swing, signore. Bravo, mi dia un bel doppio Singapore Swing. Sgomma! Ciao. Che ci fai da queste parti? Cerco soldi. Ti piacerebbe vedere un posto dove di soldi se ne buttano a fiumi? No, oggi non è la mia giornata, me ne vado a casa. Dai, vieni, vieni con me. Questa sera mettila come vuoi, non ti molli. Te l'ho detto, non è la mia giornata. E pianta, non ti far pregare. Ti faccio vedere qualcosa che ne vale davvero la pena. Come mai non c'è nessuno qui? Fra poco capisci. Vieni. Ricordi che qui c'era solo il vecchio museo delle carrozze? Sì. Beh, la nuova amministrazione ha trovato il modo di rimodernarlo. Ma allora che te ne pare? Ma questa è una... Appunto, un'idea geniale, no? Vieni, vieni a vedere. 7 alla punta, 9 al banco. Il banco vince, signore. Abbiamo un banco di 2 milioni. Lei lo regge. Hai visto? Sì. Guarda tu. Che roba. Non te l'aspettavi, eh? Ciao, Sgomma. Ciao. È un bel po' che non ti si vede in giro, eh? Lavoro. Ciao, buona fortuna. Sgomma? Sì? Ti ricordi di Guido? No, veramente no. Ero compagno di classe di tuo fratello al classico. Ah, sì. Tutto quello che vedi qui è idea sua. E lo dirige lui. Bella testa. Tu invece ti occupi di una televisione libera, mi pare. Sì, è vero. Per me stai perdendo tempo e denaro. A quanto vedo, invece, voi qui andate sul sicuro. Posso dare uno sguardo in giro? Sei come a casa tua. Dice il saggio, il fratello di un amico è un fratello. Grazie, fratello. Baccarà, il banco perde. Prego, signori, puntate. Puntate. Ancora. Non è coperto tutto il banco. Potete ancora puntare, signori. No, alla mano. C'è prima il signore. Sì, così c'è. Apri il vostro gioco, signore. Prego, signori. Prego, signori. Allora lei? Lei ha puntato 2 milioni? Sgomma! Eh? Che stai facendo? Ah, io... prendevo un po' d'aria. Adesso sono pronto a giocarmi anche le mutande. Vogliamo andare? Secondo me è una cosa assolutamente idiota. Un attacco acuto di arteriosclerosi a dir poco. Stavolta invece Sgomma ha ragione. Il rischio fa parte del gioco e adesso è arrivato il momento di rischiare. Io per me ci sto. E poi che facciamo di male? La televisione non è un organo di informazione. E come tale deve denunciare il malcostume. È un suo imprescindibile dovere. Imprescindibile. Bello. Qua c'è un cane. Thank you.
zero. Che lusso. Questi sì che ha trovato il petrolio. Mm-hmm. Allora, dov'è che ci dobbiamo mettere? Qui. Ma non avevi detto che era una carrozza? Perché questa che è un carro armato? Ma come cavolo puoi pensare che possiamo stare in questo buco per tante ore se nemmeno riusciamo ad entrarci? Va bene, d'accordo. Faccio venire Nico, non ti preoccupare. Non fare tanta scena, io mi rivolgo al sindacato e ti faccio un'avvertenza. Tu sei toccato, se ci beccano qui sai che manica di botte. Se non fate i cretini come al solito, non vedo che cosa vi può succedere. Agli ordini, generale. Dai, Renato, taglia. Dai, gioia, sarà così romantico io tesori nell'andò. No, non ti sembra anche a te, bel maschione? Non ti sembra che siamo fatti l'uno per l'altro? Dai, un bacino anche a me. Mm. Ecco a lei, signore. Scusi, mi cambia questi? Ci sarà niente in contrario se sarò ospite tuo anche stasera? Ma non stai scherzando? Beh, non si sa mai, visto che non è quel che si dice molto legale. Quello che non riesco a capire è la tua improvvisa passione per il gioco d'azzardo. Il fatto è che sto scrivendo un copione e mi voglio documentare sull'argomento. È arrivato Sgomma. Sarà meglio che la smetti di fumare. Me lo dice sempre anche la mia mamma. Andiamo? Scusa un momento, ti raggiungo subito, eh? Spegnete le sigarette, stronzi! Che t'avevo detto, non si respira più qui dentro. Sì, lo so che non si respira più, ma mica per il fumo. Che state dicendo? Beh, il fatto è che, a dire la verità, io già da un po' avrei bisogno di... Ho reso l'idea. Niente da fare, piccolo, mi dispiace, ma te la devi tenere. E come faccio? Fringi i denti e cerca di non pensarci. Io vado. Cominciate a girare, capito? Eccomi qui. Ehi, di un po', da quando in qua parli da solo? Niente, me l'ha consigliato lo psicanalista. Di un po', quello chi è? Ma come, non lo conosci? No. È il padre di Giorgio. Allegheri, quello che si chiama. Ah, l'altra sera l'ho visto perdere quasi 60 milioni a questo stesso tavolo. Stasera sembra avere tutte le intenzioni di rifarsi. Ma che, quello se non perde non si diverte. Uno zoom sul comenda. E quel rudere che punta come una dannata, chi è? È la padrona delle calze Fifi. Mai sentito parlare delle calze Fifi? Ah, come no? Chi non conosce le calze Fifi? Un bel primo piano sulla carampana ingioiellata. Adesso panoramica a sinistra, allarga, allarga, allarga. Oddio. Allarga ancora un po', allarga pistola. Oh mio Dio, sei proprio un bell'amico. E perché? Che cavolo ti viene in mente di dire allarga proprio adesso? Cos'è che vuoi dire? Ormai non c'è più niente da dire, è fatta. E buonasera, posso essere d'aiuto? Scusa, giovanotto, non vorrei sbagliarmi, ma non sembra anche a te di sentire un inconfondibile sano odore di merda? Crede? Ah, semmai porta fortuna. E poi fortuna. Mi sembra del tutto naturale con le scuderie qui vicino. Basta un po' di vento e lei capisce. Che cosa sono? Fotoricordo dei vostri clienti. Carine, vero? E come le hai avute? Beh, fanno parte di un servizietto che ci siamo presi la libertà di girare nel vostro privé ieri sera. Stai scherzando? Ti pare? Ci sono tutti, hai visto? I più importanti, voglio dire. Cosa hai in mente? Vedi, in un primo momento volevamo rivolgerci a loro, chiedergli un tanto a persona e noi non mandiamo in onda il servizio. Però non sarebbe stato leale nei vostri confronti. Quelle brave persone non rimetterebbero più piede in un posto dove viene garantita così male la loro privacy. Non sei d'accordo? Continua. Ho finito. Quanto?
Noi avevamo intenzione di chiedere una ventina di milioni a testa. Di pesci grossi ce n'è una dozzina, fa tu il conto. Noi nastri li diamo a te, nessuno di loro saprà mai quanto è fotogenico nel suo atteggiamento preferito. Bada che chi amministra qui non è gente che scherza. Ti rendi conto che rischio va incontro? E pensare che ero convinto di farvi un favore. Aspetterò fino a domani. Dopodiché mandiamo in onda il servizio. Pensaci bene. Ma come avete fatto? Ecco, avvocato. Non c'è da meravigliarsi. Sgomma è bravissimo a inventare denaro, quando non è per lui. E voi dite che posso disporne? Lo consideri un omaggio del nostro pubblico, come vede più generoso di quello che si crede. Io le debbo delle scuse per aver dominato. Non è lasciato, cosa dice mai? Noi siamo fatti così. È stato davvero un piacere. Concludendo la nostra telecronaca, ripetiamo che abbiamo buone ragioni per ritenere che presto il caso della nostra piccola Alice verrà risolto. Cronaca di un rapimento è stata offerta da Super Blanco, il super detersivo. Ricordate tutti che Lava Bianco è felice solo chi è con noi e con la piccola Alice. Che buffoni, ma oggigiorno non c'è più rispetto per niente e per nessuno. Spero almeno che sia buono, il detersivo, dico. Domani alla stessa ora vi daremo le ultime notizie su questa penosa ma vincente vicenda. Tu credi sul serio che ci saranno novità? E che ne so, visto che lo dicono loro. E adesso ce ne andiamo a Nanna, signorina, eh? Io ho bisogno del soggetto adatto. Non posso mica usare il primo che capita. Dobbiamo assolutamente rimandare la trasmissione. Dico, ma sta scherzando? Che succede? Vuole rimandare la trasmissione. Perché? Il signore dice che gli manca il soggetto adatto da ipnotizzare. Quello non si è presentato e adesso ci manca il soggetto adatto. Lei vuole un soggetto? Guardi qui quanti ce ne sono, ne scelga uno. Non è così facile, a me ne serve uno adatto. Oh, non facciamoli scemi, eh? E allora che dobbiamo fare? Rimandiamo il programma? Accendiamo la TV. Non rompere. Ti prego. T'ho detto di non rompere. Sì? Bene. Bene. Ti prego. D'accordo. Ti faccio vedere la televisione. E ora vi proponiamo un programma che vi trasvegli per il resto dei vostri giorni. Abbiamo il piacere di presentarvi il grande, incomparabile Mr. X e il suo mondo di magia! Questo pomeriggio, ragazzi, vi presenterò un esperimento che affonda le sue radici nel campo concettuale della metapsichica. Prima di passare all'esperimento vero e proprio, voglio rammentarvi che se ci fosse qualcuno tra voi particolarmente sensibile, è bene che cambi programma. Ah, vedo che siete tutti fortissimi di cuore e non avete la benché minima paura. Complimenti! C'è tra voi un volontario che sia disposto a farsi avanti e a collaborare con me? Eccolo il volontario. Stupendo, bravo! Non si preoccupi. No, no. Prego, si metta qui. E adesso? A me gli occhi. Sì. Pronto? Posso parlare con Sgomma? Mi dispiace, sta registrando. Va bene, non fa niente. Con chi parlo? Alice. Chi? Su, che hai capito benissimo. Resta l'apparecchio, non te ne andare. Non mi muovo, fai con comodo. Pronto, pronto Alice. Sei tu Sgomma? Ti hanno liberato. Oh mamma, oddio. Ma allora come hai fatto a telefonare? Ho fatto il numero. Ma no, volevo dire non sei sorvegliata. No. In questo momento no. Chiama l'avvocato, digli di sospendere il pagamento. Ce la fai a scappare? Non lo so, forse sì se mi aiutate. E se non sei sorvegliata devi venire via subito. La porta è stata chiusa a chiave dal di fuori. È occupato. E fallo sbloccare. Ci sarà pure una finestra. Sì, però è al secondo piano. Hai idea di dove ti trovi? No, ma deve essere una casa fuori, in campagna. Ok, e ora dimmi che cosa vedi dalla finestra. Sì. Una tettoia. Sì, e poi? Sempre una tettoia. Ma si vedrà anche qualcos'altro, no? Guarda meglio, Alice. Alice, sei sempre lì? Rispondi, Alice, pronto? Sta arrivando qualcuno, ciao. Aspetta. Accidenti. Bene, e adesso?
E adesso tu ti trovi su un bastimento. Un bastimento che naviga nella bufera. Puoi finire in bocca ai pesci. Tu stesso sei diventato un merluzzo. Tutto regolare, almeno qui. Fortuna che il numero dell'avvocato era occupato. Adesso, cari ragazzi, vi dimostrerò che non c'è trucco e non c'è inganno. Pronto? Mica male lo spettacolo di Mister X. Alice! Devi trovare assolutamente qualcosa, un riferimento, qualunque cosa. Guardati intorno, qualcosa che possa aiutarci. Perché parli così piano? È vero, chissà perché. Prima sono venuti due, ma adesso se ne sono andati. Se no questo magari si sveglia. Che cosa vuoi dire? Voglio dire che gli ho dato una padellata in testa. E tagliene un'altra per stare tranquilla. E dacci qualche indicazione che ci faccia capire dove sei. Devi trovare qualcosa. Andrebbe bene il numero di telefono. Ma porca... Ma certo, dammi il numero. 646... 646... 11574. 11574. No, potrebbe essere 78. Potrebbe essere 78. Questo numero non si vede bene. Mm-hmm. Anzi, forse... Allora... O 74, o 78, o 75. Sugli altri numeri sei sicura, eh? Sì, sì, gli altri sono tutti giusti. Va bene, arriviamo. Sta tranquilla, eh? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ecco, uno l'ho trovato. Fa vedere. Questi numeri sono di Maccarese. Prepara la telecamera. Uè, ma non è vicino. Perché lo volevi dietro l'angolo? Tu resti qui, continua a cercare l'avvocato. Lo devi trovare assolutamente e digli di bloccare il pagamento. Va bene. Accidenti, ho la macchina in garage. Beh, prendiamo il furgone. Così arriviamo che Alice è già diventata maggiorenne. Chi ha una macchina veloce è Mr. X. Sì. E voilà! No, fermi, fermi, mettetemi giù, mettetemi giù. Oh, dai, parla. No, le chiavi non me le do, dai. Giuro che vi denuncio. Dai, fermi, sì. Fermi, no. Sgoma! Che c'è? Devo avvertire anche la polizia? Ma certo, avverti anche loro. Va bene. Il primo numero è di un droghiere. Proviamo il secondo. Io sto per avere un infarto. Perché? Soffre di cuore? Sì, sì, sì. Allora non c'è pericolo, l'infarto viene solamente a chi è sano. Preferisce scendere? No, 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 no. Stringete le chiappe, soprattutto tu, Soliman. Sventola fuori un fazzoletto bianco. E lei faccia finta di stare male. Ma io... sto male, sto veramente male. Perfetto, così se ci fermano non deve neanche fingere. Sta attento, che è rosso. Il 75 e il 78 sono due case private. Il primo è in via del Buco 23. Buco 23, bella accoppiata, vedrai, ci porta fortuna. Come sta, Mr. X? A me sembra già in coma. Tagliene un'altra, per stare tranquillo. Coraggio, andiamo.
Dicano quello che gli pare, ma per me c'è il trucco. Comincia a girare, sta arrivando qualcuno. Sì? Stiamo entrando ora nella casa dove è nascosta la piccola Alice e non sappiamo ancora quel che ci aspetta. Una donna paralizzata dal terrore ci sta osservando. Un silenzio carico di tensione incombe su tutta la casa. Procediamo. Porca, Nico ancora l'ha sospeso. Ti dice niente questa foto? Mi dice tanto carabiniere, mi dice anche che... L'hai detto! Siamo nella merda. Ci siamo sbagliati, ci scusi tanto con il maresciallo. Signora, se guarda Free TV questa sera vedrà che capirà tutto. Mettimi giù, brutta scimmione, che non sei altro! Vai! Vai! Ferma, ne facciamo un'altra. Evita i commenti personali. Qui c'è il mondo che ti sta guardando. Il mondo? Sì, buona fortuna. Pronto? Vai, azione! Oh, mio eroe, finalmente sei arrivato! Dori, sei tu? Sì? Abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta! Alice è libera, sana e salva. E bravo il mio Don Chisciotte. Ma hanno vinto anche i rapitori. Come sarebbe? Quando finalmente l'ho trovato, l'avvocato mi ha detto che il riscatto era già stato pagato. Pronto? Pronto, sgomma? Pronto? Beh, io dico che abbiamo vinto lo stesso. Ma certo, Don Chisciotte. Voi ragazzi, si è andata di Gespo 57. Oh,
ragazzi, è la nostra prima vittoria sul capitale, evviva! Avreste dovuto immaginarlo, cari ragazzi. Come potevate pensare di andare avanti senza avere qualcuno alle spalle? Qualcuno che vi proteggesse, che vi consigliasse. Io vi avevo avvertito, lui mi è testimone. Gliel'avevo detto che è buona regola non mettere il naso in affari che non ci competono. Questo nemmeno se lo giri di schiena reagisce. Voi siete giovani e i vostri interessi dovrebbero essere diversi. Le donne, l'amore, la musica, lo sport. Dico bene? Certo. Bravi. Vedo che capite. Noi ci occuperemo del resto. Abbiamo l'età giusta, con l'esperienza giusta. Avete afferrato l'idea? Dovete lasciar fare a noi. Darci un po' più di fiducia. No, non in questo modo. Non può finire tutto in questo sporco modo. Te l'ho già detto un milione di volte. Il sistema è questo. Che altro ti aspetti da chi detiene il potere? E chissà che la vostra stazione non possa rinascere più bella e più grande di prima. Brava, brava. Sapevo di poter contare su di lei. Ci scusi, dottore. Se loro se ne sono andati. Dobbiamo andarcene anche noi. Eh sì, sì. Grazie per i dolcetti. E del liquorino. Controlla se c'è tutto. Mancano solo 2 anni. Ehi, hey, guardate chi si rivede. Ciao, Annibale. Ciao. Salve. Uè, dove sei stato tutto questo tempo? Ho fatto un viaggio. Thank you.
Capisci? E in questo modo, dalla ragione, io sono passato al torto. Ma sai come sono le assicurazioni? Sono loro, sono... Posso offrirti un bicchiere di vino? Vuoi mangiare qualcosa? No, grazie. Senti. Oh. Che fine ha fatto la nostra stazione? La Free TV? Si vede che sei stato via parecchio. Ormai si sono messi in grande. Adesso Annibale non la riconosceresti nemmeno più. Però sgomma, gli altri se ne sono andati da un sacco di tempo. Questo almeno lo sapevi. Sì, sì. Dori è l'unica che è rimasta. E si è fatta anche un nome. Ora dovrebbero trasmettere, aspetta. Eccola qui la tua stazione. Signore e signori, Free TV vi augura il buongiorno. Sono le ore 11:30 e le nostre trasmissioni proseguiranno fino alla mezzanotte. In apertura di programmi vi trasmetteremo un'intervista con l'onorevole Giacomo Marchetti. Amici di Free TV, buongiorno. Oggi, prima dei consueti programmi, vi proponiamo un'intervista con l'onorevole Giacomo Marchetti del partito di maggioranza, al quale desideriamo rivolgere alcune domande prima del congresso del suo partito. Benvenuto a Free TV, onorevole. Grazie, è un piacere, mia cara. Ecco, in occasione appunto del prossimo congresso del nostro partito, ritengo che sia mio dovere precisare che è stato finalmente raggiunto un accordo di base che ci permetterà di non avere dubbi sulla omogeneità dei programmi che verranno presentati il prossimo mese in Parlamento. Scusi, onorevole, mi permetta una domanda. Il nostro... Ciao a tutti. Ciao, Annibale. Quali potrebbero essere le prospettive per un rapido epilogo della controversia? Annibale! È tutta la mattina che ti aspettiamo da quella capra di prigione. Ma aspetti, Annibale! Ma dove sei uscito? Dalla parte di dietro. Figurati se uscivi dalla parte giusta. Renato! Testone! Forza, sali! Ci stiamo tutti. Andiamo. Uè, ce l'hai messo del tempo ad uscire. Però c'è una bella cera, Caffaro, proprio bella, riposata. Ma dove stiamo correndo? Siamo in ritardo. Sai, a Sgomma è venuta un'altra idea. E ha fatto anche un sogno. E che sogno? Sì, ma sta tranquillo, stavolta non abbiamo bisogno di soldi. Beh, non esageriamo, si fa così per dire. Ma qual è quest'idea? Non avere paura, il nostro genio ha tutto chiaro qui in suo culo. Don't you worry, you can switch. Can't do nothing else but switch.